scuola per diventare veri campioni o comunque calciatori esperti. Dedicata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, presso il campo sportivo Montesi di Fano, dal 19 al 23 giugno torna l'Inter Summer Camp, una settimana interamente dedicata al calcio con istruttori del settore giovanile dell'Inter che dalle 9 alle 17 si dedicano totalmente all'insegnamento dello sport più amato del mondo. È già il terzo anno che facciamo questo evento qui a Sant'Orso e siamo molto contenti perché anche quest'anno abbiamo fatto 60 iscrizioni, prevalentemente i ragazzi vengono da fuori Fano, anche se ne abbiamo alcuni qua, e è ormai una collaborazione che con Inter si è instaurata e per cui diciamo che attraverso i loro allenatori che vengono ci fanno la formazione e noi che ogni tanto saliamo a Milano a vedere l'allenamento stiamo crescendo come qualità di questa scuola calcio e di tutti i nostri allenatori che lavorano qua. Però si basa anche su un concetto di amicizia e di divertimento tra questi ragazzini. Sì, fondamentalmente è un camp dove i ragazzi fanno una bellissima esperienza, stanno qua insieme dalla mattina e poi pranzano insieme e il pomeriggio si allenano la mattina un paio d'ore il pomeriggio. Poi credo che la cosa fondamentale è che fanno una settimana di divertimento. Nel corso del camp ogni piccolo partecipante riceverà insegnamenti tecnici di altissima qualità volti a migliorare giorno dopo giorno le capacità calcistiche. Sceglierà il proprio ruolo indipendentemente dal livello di preparazione iniziale, con un programma specifico anche per chi vorrà diventare portiere. I ragazzi che partecipano qui al Summer Camp arrivano già preparati, quindi hanno già una base di partenza. Noi cerchiamo poi in questa settimana di andare a perfezionare sui dettagli più che altro che su quello che manca, in modo tale che quando vanno via alla fine della settimana riescono a portare a casa qualcosa. Quindi questo è il nostro obiettivo principale del camp. Il primo obiettivo dove andiamo a lavorare è la conduzione della palla, quindi la capacità di controllare il pallone in presenza dell'avversario. Poi piano piano iniziamo a lavorare sui gesti tecnici, 7 gesti tecnici, quindi lavoriamo sul passaggio, sulla ricezione, sul controllo, quindi su tutti i gesti tecnici che abbiamo nel calcio. Quindi noi andiamo a lavorare sul dettaglio, sul particolare, in modo tale che il bambino andando via di qua riesce a migliorare sul gesto tecnico dove aveva un po' più di difficoltà. Arrivano già con un loro ruolo, glielo affidate voi, per esempio il portiere. No, allora, questa è una bella domanda, perché? Perché i ragazzi, loro bene o male, sanno già durante l'anno il ruolo che vanno a fare, però noi cerchiamo di farli lavorare su più parti del campo, quindi cerchiamo di lavorare sui diversi ruoli, non andiamo ad assegnare un ruolo ben definito. Il portiere è diverso, noi siamo arrivati con l'inizio con 6 portieri, però abbiamo chiesto ai ragazzi chi è che voleva provare a fare il portiere, siamo arrivati a 12 portieri perché molti hanno voluto provare ed è giusto che sia così, perché poi il portiere è un ruolo particolare, deve cadere per terra, quindi non deve avere paura dell'impatto, quindi anche questo è un insegnamento per i ragazzi. Però non abbiamo un ruolo ben definito, non assegniamo ruoli, dove gli piace divertirsi loro giocano. Al termine della settimana i ragazzi torneranno a casa con un attestato di partecipazione e un'emozionante esperienza di condivisione sportiva, ma soprattutto con il bellissimo ricordo di una vacanza speciale e altamente formativa.